cosa è successo, scusi, se sono fatto la rapina? La rapina. Ma con le pistole? Sì. Ma hanno bloccato qualcuno? Minacciato lei proprio? Sì, insomma, io ero seduto dietro, è arrivato, ma... Però devi sempre identificarti. Sì, no, no, sono un giornalista. No, beh, è arrivato lì, io ero seduto dietro, tranquillo, ero quasi in chiusura, perché chiediamo adesso. Arriva uno lì mascherato, mi punta la pistola così, lei non si muove lì. E ha visto la mia figlia, aveva già preparato la borsa per poi andare a casa, ha buttato la mano nella borsa, ha preso il portafoglio. Così siamo, e anche senza patente, ma lì vediamo poi. E adesso abbiamo telefonato alla security, mi dice che domani mattina viene giù di procurarmi un SB per la telecamera. Dalle telecamere, però erano mascherati, non so. Quanti erano? Due? Due. Uno un po' più alto e uno più basso. Quello alto è venuto dietro, quello basso davanti ha svuotato i cassetti. Infatti non avevo nemmeno più il resto da dare alla signora che è venuta a comprare un pacchetto. Lei è una tabaccheria? Sì, sono proprio lì. Sì, se avete le slot machine anche? No, no, solo tabaccheria. E infatti ha preso solo i soldi. Ma pensa. Per fortuna l'incasso, diciamo un po' più, l'avevo già messo via. Se no mi prendevano anche quello. Comunque... Per fortuna non abbiamo reagito, perché non so, perché la pistola mi sembrava vera. Perché io una volta andavo a tirasegno, più o meno vedevo come erano le... E diversamente non so. Poi sono usciti, c'era anche un'altra signora dentro, ancora là, che fa così. Certo. E il verduriere ha sentito una macchina che sgommava, ma non sa dire se è andata su o giù, ma poi a quest'ora. Cosa vuoi farci?